andiamo finalmente al Pitsbue con questa bella giornata. Siamo partiti da Corvara prendendo la Ovovia. L'Ovovia ci ha portato fino all'inizio della seggiovia, che poi va su ancora in alto fino quasi al rifugio Kostener. Noi l'abbiamo fatta a piedi, quindi siamo scesi dall'Ovovia e siamo andati verso il rifugio Kostener. Verso il rifugio Kostener abbiamo intrapreso il sentiero 638, che ancora ci sta portando verso il Pitzboe. Numerosi laghetti abbiamo visto durante il nostro cammino, fra cui il laghetto Boe. Non siamo stati al rifugio perché il sentiero 638 gli passa un pochino dietro e l'abbiamo visto, insomma, da lontano. Ecco, stiamo ancora percorrendo il sentiero, appunto, 638. Siamo nella valle che dà verso Arabba, quindi abbiamo un panorama spettacolare, sempre con la marmolada che ci accompagna, Ci accompagna imperterrita. con il suo ghiacciaio, ce l'abbiamo praticamente sempre accanto. Quindi continuiamo il nostro percorso fino ad arrivare in vetta, appunto, al Pitzboe, a quota 3200 metri. Il mitico sentiero 638 ci ha portato in realtà in una forcella, direi difficile, con una parte di ferrata, la neve. E insomma, lì ci vuole l'attrezzatura. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Da qui ancora 1 ora e 15 per arrivare alla cima del Pitzboe. Dopo un paio d'ore di cammino, finalmente siamo arrivati al Pitzboe, 3150 metri sul livello del mare, una delle cime più alte delle Dolomiti. Io ci ero stato in passato in una gara nella Sky Race. È veramente bello ritornare, poi scalarlo dalla parte di Corvara. Dietro di me ho l'altipiano del gruppo del Sella, bellissimo. Da qui si può scendere fino al rifugio, poi si può andare anche addirittura verso Colfosco e verso Corvara dall'altra parte, oppure verso il passo Pordoi, quindi Canazei. Noi indubbiamente riscenderemo per la strada che abbiamo fatto all'andata, quindi il sentiero 638 che ci riporterà fino al rifugio Kostener, poi alla seggiovia e infine all'Ovovia per ritornare all'abitato di Corvara. L'escursione finisce qua, l'arrivo in Ovovia Corvara. Rimanete sintonizzati per la prossima avventura.